Salve gente, sono Cecchino98 e vi do il benvenuto ad un nuovo episodio di Shovel Knight. Bene ragazzi, questo è il momento decisivo. Sì, continuo a selezionare il mio autosalvataggio, ma va bene così. Dobbiamo fare l'ultimo livello. La Tower of Fate, punto interrogativo, 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 punto interrogativo. Ok, basta. Ah, dobbiamo consegnare prima questo coso, questo spartito musicale, che potrebbe essere anche più di uno, ma non credo che potremmo comprare altro. Vieni qui, menestrello. No, stupida cosa, cavallo. Sì, un music sheet, perfetto. Ah, solo uno. Beh, con 1500 non ci prendiamo niente. Quindi non ci resta che proseguire verso l'ignoto. Ora, non so se sarà subito la battaglia contro l'incantatrice o prima ci sarà un livello, ma lo scopriremo presto. Devo tossire. Ok, andiamo. Ready? Credo sia solo la battaglia. O no? Cristo! Si rompe tutto? Cos'è sta cosa? Ma cos'è? Perché? Oh! No, oh! Fermi! Buoni tutti! Cavolo! No! Oddio, siamo sei! C'è solo un checkpoint e è tutto così, suppongo. Quindi, boh. Ora ci penso. Vabbè, non voglio stare ai farmi liccio. Dai! Muoviti 800 schermate che devono scendere. Cristo. Ok, ci siamo più o meno. Sì, vai. Quello non me ne frega niente, tanto non ci serve più a niente. Siamo alla fine, ragazzi, non ci serve loro. Cosa c'è qui adesso? Vabbè, tutto nero. Oddio. Fighissimo! Vai! Andiamo! Oddio. Ho paura di questa cosa. Non mi piace per niente. Cadrò sicuramente. Ok. Cavolo, paura. Ci siamo forse? Oh, candele. Perfetto. Ho paura di andare avanti perché non mi sembra si generano abbastanza velocemente. Quindi ho tanta paura, ma ora dovrebbe essere tutto dritto, no? Il passaggio. Perché a quanto pare posso correre. Sì, ma preferisco non farlo. Perché ho paura. Sì, candelabri, va bene. Portatemi alla destinazione. Adesso tipo mettono un buco a caso. No, non lo fanno, bene. Ok, checkpoint ragazzi, ci siamo. E perfetto, sala gigantesca. L'incantatrice, eccola. È una notte bellissima, non è vero? Non è così? Child Knight, oddio, vuoi dirmi che l'incantatrice è Child Knight? Siamo seri? Vieni con me, lascia andare questo posto. How pitiful. Che fastidioso. Si attacca a delle false speranze, inseguendo i fantasmi. Così, tu sei venuto per uccidermi, cavaliere? Guardami negli occhi. Guarda quanto sono spaventosa. Boh, non lo so. Guardami, Cower, mentre prendi la tua lama. No, non mi serve una lama per affrontare il male, Child Knight. So che non sei persa per sempre. Non hai la minima speranza di potermi sconfiggere. Ma non ti fermerò dal provarci, quindi danziamo insieme nell'abisso. Oddio. Non mi piace sta cosa. Fantastico. Cavolo. Aia, no, mi fa male.
Oddio, cosa? Cavolo. No, devo starci attento. Oh, vai, l'ho colpita. Cavolo, salta. Che fa adesso? Devo stare attento a non distruggere tutto quanto qua. Oddio, no, eh. Cristo. Mi serve questo. Ah, ce l'ho già. Che vuoi fare? Dai, vieni su. Vabbè, ha finito adesso, no, dai. Cavolo. Aia, no, aspetta. Mi serve questo. Non riesco più a colpirla con la pala. E vabbè, che cavolo è? Mosse pro. Ma finiamo la magia molto presto, non è vero? Oh, vai. Io se posso rispingere tipo i colpi indietro. No. Cavolo. Dai, mancano solo tre divini. Non sparare verso il basso, Shovel Knight. Perfetto. Dio, perché è stupido? Così. Attacca verso il basso senza motivo. Ok, devo cercare di usare il potere magico subito, possibilmente. Posso rimandare indietro i colpi, questo è buono. Qui. Vabbè, blocca i colpi. Ah, posso fare così, benissimo. Cavolo, no. No, no, via da qui. Distrugge i blocchi, sta dannata. Qui. Ah, gli ha mai colpito. E vabbè. Dai, ci dobbiamo riuscire. Vieni su, dannata. Ok, così. Vai. Vieni su, Cristo. Non attaccare in basso, oddio. Controller di Xbox, quanto lo odio. E vabbè, ha distrutto tutto qua. Non attaccare verso il basso. Siamo. Oddio. Si sono potuto salire sopra. Aspetta, ma gli costruisce blocchi con quello. Vai allora. Non attaccare verso il basso quando non ti dico di farlo. Cavolo, mi sta facendo reggiquittare sto Shovel Knight, è un idiota. Ok, non. Oddio, basta, devo smettere di ripeterlo. Che cacchio. Distrugge tutto. Vabbè. Come la colpisco adesso, scusa? Ma muori. Fai un colpo solo. Sì. Credo abbia una seconda forma, non lo so. Ho comunque questa impressione. Oddio. Eccola, Shine Knight, è lei. Abbiamo sconfitta? Sì! Oh mio! No, 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 meglio lei dell'oro. Presa! Mi hai preso. Se solo avessi saputo, sarei venuto prima. Sapevi che ero ancora qui. Anche se sembrava una cosa senza speranza. Non ti sei mai arreso. Non mi arrenderò mai. Per te, ti seguirò fino alla fine del mondo. Sembra che magari tu lo abbia già fatto. Che sta succedendo? Oh no, quando l'amuleto si è rotto, la magica. Sì, la magica. La magia dentro di esso è stata rilasciata. Si sta già agomando. Uscirà e farà casino su tutto, su di tutto, distruggerà tutto. Tranne se la fermiamo, quindi dobbiamo fare altra roba? Certo, dobbiamo distruggerla per davvero. Qui e adesso.
Ma siamo entrambi deboli dalla battaglia. Non sono mai stata più pronta. Andiamo, Shovel Knight. Combattiamo insieme, come nei vecchi tempi. Ora stammi vicino. Eccola. Cos'è? Cristo. Eeeh, gigantesca. Vabbè, mi ha rifullato la vita almeno. Sì, fissa, ci sto vicino io, ma... Eeeh, che è? Che devo fare? Fissa, ho capito, ma... Dio, st'attacco è impossibile da evitare. Come... Ah, ho capito, forse con il... Ah, grazie, show. Oh, vai. Cristo, guarda tu già la vita che mi ha tolto. Ok, se sto qui non dovrebbe colpirmi. Oh, ma no, non è giusto. Quando ci arrivo lassù? Scusa. Ok, siamo qui, sperando di non morire. Ok, vai. No, 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 via, 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 via. Sì, se posso stare sopra, tipo... Ah, no, adesso si muove. Aia. No, devo aspettare a prendere liscio. No, cavolo, però quando si abbassa devo... Ah, c'è il Knight, dimmelo prima. Cavolo, no. Siamo là sopra, vai. Cristo, no, 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 no. Tu non hai capito. Vabbè, non dobbiamo rifarci quella di prima. Già questo è buono. Cristo. Però dobbiamo ricominciare. Adesso sto qui. Ah, dannazione. È difficile sta roba. Ok, vai. E vabbè, certo. Vai qua su, stiamo. Via, 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 di qua. E vabbè. Cristo. Via. Diavolo. Le becco sempre in pieno queste sfere. Schifose. Cosa mi dice che se resto qui? Sì, vabbè, Shell Knight, ma devi restarci un po' più in aria, te. Oddio. Sì, danno. Sta bastarda. Ti picchio così tanto che te ne pentirai amaramente. Ma hai scritto tipo ci sassi questa? Ah no, ci rimbalza contro. Cavolo, no, no, oh. Oh, quanto attacca velocemente? Sì, un colpo e basta, dai, ce la possiamo fare. No, dai, non fa... No! Cosa ha fatto? Perché non l'ha attaccata? Idiota! Oddio! Non ci posso credere. Non posso proprio... No. Cioè, no. E vabbè. Sto ancora cercando di trovare un modo per... Avrei voluto utilizzare Licio effettivamente, ma siccome sono stupido, no? Non lo faccio. E vabbè. Ah, cavolo, potevo tirare un altro colpo forse. Yes, vai. Ok, benissimo. Vai, adesso dovrebbe schiacciare lì. O come aveva fatto a colpirmi, ancora un mistero. No, l'ho mancata. Vai, a pochissima vita. No, e non ci ha fatto quasi niente, poi. Ah, Cristo. Oddio, non mi piace sta cosa. E vabbè, ma se va via così, come la colpisco? Scusa.
Anche. Ma fa 3 di danno. Ci so questo io. Aspetta, ma io ho anche questo, no? No, ti ammazzo. Sì. Fuck yes. Sì. È finita Shovel Knight. Questo posto cade a pezzi. Dobbiamo uscire subito. Andiamo, conosco un passaggio per... che diavolo? Cosa ha fatto? Shell Knight! Arriva Black Knight? Cosa? Black Knight! Per fortuna sei qui. Shovel Knight è ferito. Prendilo e vai fuori. Sì, abbiamo salvati tipo la nostra Nemesis. No, non posso lasciarti indietro. Come uscirai? Questa magia è troppo forte. Io non posso esistere ancora. Corri, io posso posso respingerla. Ti distruggerà. Sono così felice che vi ho visto entrambi una volta. Un'altra volta. Shell Knight! E tipo, adesso muore. Vai, prendi Shovel Knight, salvalo. Promettimi che lo salverai. Ma... Cioè, fammi capire. È una troia, lei. Cioè, stava sia con Shell Knight che con Shovel Knight. Com'è sta storia? Il casino al villaggio, tipo. Quindi? Eccola che ca cade a pezzi la torre del destino e tutti felici. E vai. Ma allora? Adesso fa vedere tutti i livelli. Ma quindi si è salvato Shovel Knight? Shell Knight si è salvata? Non lo so. Ah! C'è King Knight che l'hanno messo a pulire i pavimenti. Sì, e fai forte adesso. Tappo il pond. Con tutti che ballano, perfetto. Bene. Let the celebration begin. Bene, visto che siamo... Credo che siamo ai crediti. Fatemi vedere un altro po' la storia. Lì c'è The Spectre Knight. E che fine ha fatto tipo lui? E se ne sta lì tranquillo. E fanno festa praticamente. Sì, che bello. Già giocava al coso delle bottiglie con la tizia. Lion Whale, Treasure Knight. Vuoi finire di guardare queste scene? Poi magari darò le mie considerazioni sul gioco. Sì, gli hanno preso tutti i soldi. Poverino. Gli hanno lasciato solo una monetina. Plague Knight. Ci sono tipo delle versioni remixate delle foto? Cioè sì, delle foto, delle canzoni, boh. Advanced Potion Class. Ah, quindi adesso Tizio Plague Knight sta insegnando l'alchimia e le altre cose. Adesso la città perduta di Maul Knight. E qui che succede? Scavi e spedizioni, perfette, lo mandano a scavare. E lassù ci sono i tesori, ovviamente. Mi chiedo se poi quelli dell'ordine siano ancora cattivi e siano diventati buoni. I viaggiatori vaganti. Perfetto. Ah, sono questi. Aspettate, ma il cappellaio credo che noi potevamo affrontarlo, però non ho capito come si facesse ad affrontarlo, quindi boh. Non so. Flying Machine, Propeller Knight. Che succede? Carefree? Che fa praticamente? Non lo so, non ho capito cosa abbia fatto. Clockwork Tower, Tinker Knight. Ah, che adesso ci sono i fabbri che l'aiutano a fare tutto. No, giocattoli per i bambini. Perfetto, un carro armato in miniatura per i bambini, ottimo. Stranded Ship, Polar Knight, con il lupo seduto. E che fa Polar Knight? Lui guarda l'orizzonte fiero. Beh, non ha molto da fare lui, no? E ha l'ultimo questo, no? Eccoli, i nostri due eroi. Siamo si sicuri almeno. Ho mantenuto la mia promessa, Shade Knight. Riposa in pace, Shovel Knight. Finalmente
Finché non ci incontriamo di nuovo. Ecco i crediti. L'unica cosa che mi chiedo adesso è se noi praticamente siamo partiti per salvare Shell Knight e poi lei è morta, si è sacrificata per salvare noi, cioè tutto questo è stato inutile sostanzialmente. Beh, abbiamo liberato la valle dal Lord of No Quarter e dall'incantatrice, quindi questo dovrebbe andare bene. Comunque, devo dare le mie impressioni sul gioco. Mi è piaciuto, veramente tanto. No, devo dire... Alcuni lo stile 8-bit potrebbe essere sembrato arretrato, lui tirano un giochetto così figo, però bisogna anche tenere conto che è stato fatto così proprio per ricordare i tempi dell'era 8-bit, dei giochi del NES e queste cose. Per il resto, cioè, il gioco è veramente fantastico, è divertentissimo. Il level design mi è piaciuto tantissimo, veramente per il fatto che ogni livello è diverso dall'altro, non ci sono mai dei livelli che si assomigliano, anche gli NPC nelle città o i cattivi, hanno tutti una loro caratterizzazione e sono tutti molto belli. Gameplay mi è piaciuto molto, i controlli sono molto fluidi, la musica fantastica, assolutamente fantastica. Penso che questo sia uno dei una delle migliori colonne sonore che abbia mai trovato in un videogioco. Ce ne sono alcune che preferisco, però penso che tutte le canzoni di questo gioco mi siano piaciute finora. Poi a me piacciono abbastanza i chiptune. Magari qualcun altro possono non piacere. E comunque, altro che volevo dire, sì, vi consiglio vivamente di giocare a questo gioco. È un must per i giocatori un po' old school che hanno giocato alle vecchie console da bambini, ma lo consiglio caldamente anche a quelli un po' più giovani, nuovi, insomma, della generazione nuova. Ah, c'è il ringraziamento a quelli del Kickstarter, che praticamente hanno fornito i soldi per fare il gioco. Quindi sì, comprate questo gioco, costa intorno ai 13 euro, mi sembra, non è niente, e vi divertirete molto. Io ora credo che cercherò di completare il gioco nella modalità New Game Plus, che è il gioco più difficile sostanzialmente. E visto che mi è piaciuto così tanto, forse cercherò di fare tutti gli achievement, ma la vedo molto dura. Quindi, niente. Digging Log, cos'è questa cosa? Ah, ci dà quant'ora abbiamo trovato e quante volte siamo morti e quanto ci abbiamo messo a finire il livello nei tempi migliori, insomma. Ok, nella Lost City siamo morti 14 volte, Lichard 4 volte, vabbè, Iron Whale 11, Exploditorium 3, Clockwork Tower 11, Tower of Fate Entrance 21, quando? Ascent 5, la Tower of Fate l'altra 4, vabbè. Sono morto un totale di 94 volte, ora mi chiedo se sia quello che ho fatto in questa partita o in tutto il... Cioè, in questo playthrough o tutte le volte che ho giocato, perché ho anche un altro file, come avete visto prima. Total Item Completion, ho completato il gioco al 72% e ho giocato 6 ore e 20 minuti. E niente, grazie per aver giocato. Prodotto da React Club Games. Beh, non c'è molto altro da dire. Con la fine sono rimasto un po' scioccato, ecco, perché veramente mi aspettavo di salvare Shell Knight, non che morisse così. Ma va bene. Ah, c'è un'ultima scena e poi ci salutiamo. No, eccola! È ancora viva! Ha perso lo scudo, tipo. Si siede lì. Perfetto. Ok, direi che le cose si sono sistemate, almeno per me. Quindi ragazzi, the end. Vi ringrazio per avermi seguito, anche se questa serie non ha avuto molto successo, spero che a quelli che l'abbiano guardata sia piaciuta, perché come vi ho già detto il gioco mi è piaciuto moltissimo. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.